Il progetto illustra tecniche innovative per il monitoraggio e la gestione integrata dei bacini idrografici ed è stato finanziato da Horizon 2020 nell'ambito della call più competitiva, la Water 1B, che su oltre 170 proposte presentate ne ha finanziate meno di 10, quindi meno del 5% di successo. Di cosa si tratta? Andiamo a implementare in un ambito multidisciplinare tecniche robotiche ed intelligenza artificiale, sistemi avanzati per il trattamento delle acque meteoriche, sistemi di raccolta dati in ambiente cloud, quindi analisi dei big data, in modo che i dati raccolti dai sistemi robotici che monitorano le acque in tempo reale siano fruibili al cittadino. Questo è uno dei motivi principali per cui la Commissione europea ci ha premiato, il concetto di citizen science. La nuova direttiva quadro acque ha come pilastro un maggiore coinvolgimento del cittadino nella gestione del proprio capitale naturale acqua. Su questo abbiamo fallito in un certo senso fino ad oggi, perché la qualità delle acque non è nota ai cittadini comuni, che quindi non riescono a contribuire a guidare le decisioni per i grossi investimenti circa le infrastrutture idriche che servono a tutelare il patrimonio e quindi la qualità stessa delle acque. Quindi l'obiettivo non è solo validare tecnologie in ambito applicativo, ma è quello di coinvolgere e partecipare in modo che si possano prendere decisioni sulla base della conoscenza scientifica. Una cosa molto importante, a questo progetto partecipano università, ma partecipano molte aziende, perché è un'azione di innovazione. L'obiettivo finale è portare le tecnologie innovative al mercato, ovvero noi partiamo da la conoscenza acquisita dai nostri laboratori, la sviluppiamo, la applichiamo nei bacini idrografici affinché alla fine del progetto queste diventano linee guida comunitarie per poter guidare le nuove direttive, i nuovi regolamenti e quindi i nuovi piani di investimento.